A Cosenza, Lungofiume Boulevard, l'evento per eccellenza dell'estate calabrese, già nelle prime 2 settimane di apertura ha registrato presenze da record. Il Lungofiume è il luogo delle attrazioni, si inizia dal pomeriggio con le famiglie, dalle 18 in poi con le attrazioni, le animazioni, il teatro, i laboratori per i bambini. Per poi proseguire dalle 20 in poi con le isole del gusto, le diverse attività enogastronomiche aperte e poi si continua con la musica durante tutta la settimana, perché Lungofiume è aperto tutta la settimana, i palchetti allietano le serate, poi il weekend spazio ai big. Diversi sono gli artisti che durante questo mese e più sono presenti sul Lungofiume. Abbiamo iniziato con Riccardo Fogli, arriveranno presto gli Stadio, Giusy Ferreri e poi Fabio Curto, vincitore dei The Voice. Tante attrazioni dunque, alle quali quest'anno si aggiunge un'altra tessera del mosaico immaginato dal sindaco Mario Chiuto, ovvero Cosenza scenario di grandi eventi all'aperto e città opera d'arte. Partono i primi 10 box art con artisti che sono anche legati alla scena nazionale e internazionale, con un curatore d'eccezione che è Alberto D'Ambrosio. È un pezzo di idea che parte dai finanziamenti che abbiamo ottenuto sulla città Fabbrica Creativa. Partono dalla Città Nuova, da Piazza Bilotti, con il grande museo all'aperto, con il MAB e poi contenitori culturali sparsi per la città, dal complesso monumentale San Domenico al castello, con la valorizzazione anche dei fiumi dove c'è il museo di Alarico, fino al completamento nel parco fluviale con questi 27 box art, con dei contenitori per mostre collettive. Noi abbiamo puntato molto sulla cultura intendendo una città come un grande scenario di eventi culturali e di intrattenimento all'aperto, ma anche, diciamo, sulle stagioni teatrali, con il teatro di tradizione, con il teatro contemporaneo, con attività sperimentali. Adesso poi realizzeremo un nuovo museo d'arte contemporanea che sarà proprio all'inizio di questo viale. Intanto cresce l'attesa per il concerto di sabato 11 luglio, che vedrà sul grande palco centrale gli Stadio. Vale la pena infine ricordare che per andare a Lungofiume non occorre l'auto, grazie ad un facile ed efficace servizio navetta dell'Amaco.